Benvenuti nella nostra rubrica Scopri i numeri e l'energia del mese. In questo episodio parliamo dell'energia del mese di agosto, l'ottavo mese che invece anticamente era il sesto mese perché il calendario romano aveva solo 10 mesi che cominciavano dal mese di marzo, è un mese che deve il suo nome a Cesare Ottaviano Augusto che appunto lo dedicò a se stesso. Tra l'altro anche le grandi festività di Ferragosto sono dedicate proprio a Cesare Ottaviano Augusto, perché anticamente era Ferie Augusti, che voleva dire il periodo delle festività, delle ferie di riposo associate al mese di agosto e quindi all'imperatore Ottaviano. Il mese dedicato al numero 8 nella numerologia è il numero collegato alla rivalutazione, al successo, alla distruzione dell'inutile e la costruzione del nuovo. E normalmente nel mese di agosto abbiamo due segni zodiacali importanti, uno all'inizio e uno nell'ultimo periodo del mese di agosto, che sono il segno del leone e il segno della vergine. Ma quello che è molto importante all'interno del mese di agosto sono due momenti. Il primo è il portale del leone, che tutti gli anni avviene l'8 d'agosto, e il secondo invece è il portale di Regolo, che corrisponde al cuore del segno zodiacale del leone, che nelle antiche tradizioni delle stelle regali è associato all'arcangelo Raffaele, e questo momento di questo portale è il 21 di agosto. Quindi quest'anno vivremo questi due grandi portali, ma soprattutto il primo, che è il portale del leone, sarà quest'anno di grande rilevanza perché quest'anno siamo in un anno 8 e quindi avremo un triplo portale 888 che ci dà il numero 24. L'energia dell'8 sarà molto forte e spingerà per un grandissimo cambiamento e in una grande rivalutazione in un anno 8. Il secondo, che è il portale appunto di Regolo, ci aiuterà a connetterci con l'energia del cuore, che è anche l'energia associata al segno del leone, per arrivare a vivere una grande rivalutazione di noi stessi, a prendere l'opportunità di essere noi stessi e di aprirci alle possibilità della vita, alle possibilità della nostra trasformazione in relazione anche al nostro posto nel mondo. Ricordo a tutti che in occasione del portale del leone farò la meditazione gratuita e invito tutti ad andare sul nostro sito internationalshishoschool.com per iscrivervi direttamente alla meditazione, oppure potete contattare la nostra segreteria per avere direttamente il link per iscrivervi alla meditazione. Siamo in un mese molto particolare, come dicevo è un mese 8, un mese di rivalutazione, un mese di possibilità di successo. La rivalutazione è fondamentale per il successo, è fondamentale per l'ottenimento di quelli che sono i nostri obiettivi, perché appunto dicevo l'8 è il numero del successo, degli affari e anche di una grande determinazione, ma a volte anche di un grande orgoglio. Se noi andiamo a guardare la numerologia del mese per trovare l'energia del mese, dobbiamo sommare il numero del mese all'energia dell'anno. E come abbiamo visto anche negli altri episodi, possiamo sommare questa energia in modi diversi e avere frequenze diverse che ci danno l'intento del mese, il metodo con cui verrà raggiunto questo intento, e poi abbiamo il modo in cui si spremerà e anche l'ispirazione che dovrà darci. E proprio per comprendere al meglio l'energia di questo mese dobbiamo appunto fare la somma tra il numero del mese e il numero dell'anno visto in modalità diverse. Se noi sommiamo il numero del mese 8 al numero dell'anno come somma delle cifre singole, abbiamo l'intento del mese, che in questo caso 8 più 8 ci dà il numero 16, sommato insieme 7. Il numero 16 nella numerologia è un invito a lasciare andare la vecchia struttura della personalità, ad aprirci ad una voce interiore. Infatti nei tarocchi il numero 16 è associato alla carta della torre,
e nel sistema Urosoma è collegato alla bottiglia viola su viola che si chiama la metanoia, cioè ci invita ad avvicinare il nostro pensiero al nostro vero sé. Noi spesso pensiamo con la nostra mente, mentre l'invito siamo nel segno del leone, siamo nel segno dedicato allo sviluppo del cuore, l'invito ad ascoltare profondamente il nostro sentire, quella che è la nostra voce interiore. Questa sarà l'intento che questo mese vuole raggiungere, cioè aiutarci a entrare in contatto maggiormente con noi stessi, cambiando il nostro modo di pensare, il nostro modo di sentire, ma alla fine tutto il nostro essere. Se noi sommiamo il numero del mese alla somma dell'anno come 20 più 2 più 4, abbiamo il numero 34. Si chiama lascia andare il controllo, una grande trasformazione ed una grande guarigione. Il numero 34 è il numero della guarigione costante, della trasformazione. Un nuovo progetto 4 sta cercando di entrare nella nostra mente e dissolvere quelle che sono le energie che noi percepiamo come contrarie a noi stessi, per imparare veramente a fluire. E il 7 ci aiuta proprio a connettere la nostra mente con il nostro cuore. Nel sistema Urosoma il numero 34 è associato alla bottiglia La nascita di Venere, che è turchese su rosa. Quindi un invito ad un'accettazione profonda del nostro sentire, di quello che noi siamo e delle emozioni che noi proviamo, della voce del nostro cuore. È un invito proprio a comunicare al mondo, ricordiamo che Leone è anche il segno della creatività e dell'espressione di sé, a comunicare agli altri quello che noi siamo veramente. E soprattutto con la luna che avremo il 4 di agosto e la luna nuova e la luna piena che avremo il 19 di agosto, saremo veramente spinti a porci la domanda: chi sono io in relazione al mondo e che cosa voglio e quanto mi lascio influenzare dagli altri. Se sommiamo il numero del mese più la somma delle cifre dell'anno come 20 più 24 che è 44, abbiamo il numero 52. Il numero 52 si chiama tutto è perso nella numerologia, ma è un invito a portare l'energia dell'amore nella nostra mente, il 2 nel 5 che è di nuovo un 7. Siamo fondamentalmente invitati a prendere le distanze. Nel Ching questo numero associato alla meditazione e nel sistema Urosoma alla bottiglia 52 che è Lady Nada, rosa chiaro su rosa chiaro. È un invito proprio a staccarci da tutte le tensioni emotive, dal tormento e osservare le cose in modo distaccato. Tra l'altro è un mese eccezionale proprio per lavorare sul potere di controllare noi stessi. Ricordo a tutti che a partire dal 26 di luglio siamo entrati nell'anno della tempesta blu ritmica, nell'anno Maya. E questo che cosa significa? Proprio che dobbiamo imparare a gestire il mondo emotivo e il mondo mentale all'interno di quello che è il tempio del nostro corpo, della nostra vita quotidiana. Tante sono le emozioni che potrebbero emergere, ma dobbiamo imparare attraverso la meditazione e la centratura a trovare il modo di affrontare quello che ci accade. L'emisfero destro, l'emisfero sinistro, l'EQ e l'IQ devono essere riportate al centro, sviluppando quella che è la nostra SQ, cioè la capacità di essere presenti e mediare, non per essere troppo emotivi e nemmeno per essere troppo razionali, ma trovare la capacità attraverso l'emisfero sinistro di osservare il nostro mondo emotivo e staccarsi. Infatti il 7, che è la somma proprio che otteniamo da questo mese, dai vari numeri, è un numero molto particolare che si fa coinvolgere emotivamente e che invece deve imparare proprio a connettersi con la propria voce interiore e staccarsi da questa parte emotiva che lo può coinvolgere. Il 7 proprio è la trasformazione, la fusione che deve avvenire ad un altro livello dell'essere. Se noi sommiamo tutti i numeri che abbiamo trovato, cioè se sommiamo il 16 più il 34 più il 52, otteniamo il numero 102 21 3. Il 102, se lo guardiamo dal punto di vista numerologico, è un numero che ci parla di un 12, perché quando abbiamo un numero triplo si fa cadere lo 0 al centro. E il 12 ci parla di una trasformazione di quelli che sono i desideri, l'illusione della nostra personalità, per cambiare la visione che noi abbiamo di noi stessi e della vita. E il numero 21
numero è il numero che ci parla della possibilità di una manifestazione di qualcosa di nuovo nel momento in cui noi riusciamo a riconoscere noi stessi. Questo numero nel sistema Rosoma è associato alla bottiglia di Samael, che è verde oliva su magenta scuro. Questa bottiglia è nata il giorno del crollo delle Torri Gemelle, l'11/9, e ci invita a domandarci su che cosa stiamo costruendo la nostra vita. Quindi che cosa indica questo mese di agosto, questo mese che ci vuole portare a una profonda riflessione interiore? Ci sta indicando proprio di domandarci che cosa è vero per noi, chi siamo veramente, e cominciare a scegliere proprio di identificarci sempre di più con quello che sentiamo nel nostro essere ed esprimerlo senza farci condizionare appunto dall'esterno. L'energia soprattutto della seconda luna porterà un grande cambiamento, un cambiamento anche inaspettato. Ricordo che avviene il 19 di agosto, e il 19 nella numerologia è anche il numero della ribellione, per cui può accadere qualcosa di totalmente nuovo. Se andiamo a guardare i numeri delle settimane, avremo la settimana che parte il 5 di agosto, la prima settimana di agosto, che è la settimana 32, per poi passare a settimana 33, 34 e 35. E se guardiamo questo dal punto di vista numerologico, otteniamo, se sommiamo appunto il numero 8 al 32, 33, 34 e 35, i numeri 40, 41, 42 e 43. Il 40 nella numerologia è il numero che ci parla della morte e rinascita, chi pensiamo di essere, per arrivare al numero 43, che è il numero dell'adattabilità, cioè la capacità di adattarsi completamente a qualcosa di nuovo. Quindi inizia un grande processo di trasformazione, ma anche un grande processo di manifestazione, perché il 4 ci chiede manifestare qualcosa di totalmente nuovo, ma quello che viene manifestato non è il piano, i desideri della personalità, ma quello che è invece l'energia dell'anima. Il 41 ci inviterà al compromesso, il 42 a scegliere di lasciare andare tutte quelle che sono le energie che ci tengono imprigionate. Infatti sarà anche settimana in cui avremo la luna piena in acquario, per poi passare al 43, che è invece l'ultima settimana che va dal 26 di agosto al 1 di settembre, in cui cominceremo a vivere un processo di trasformazione e di accettazione di un grande cambiamento. Auguro a tutti uno splendido mese di agosto, e ricordo che se avete piacere di vedere dove vi trovate voi in questo momento della vostra vita, potete sempre prenotare con me una consulenza o di astrologia o di numerologia esoterica con la nostra segreteria, contattando lo 059 686147 o scrivendo a secretary@internationalinitiationschool.com. Siamo nell'energia d'agosto, l'energia di un mese dedicato al Leone e alla Vergine, l'energia di una grande chiarezza e di luce sulle nostre vite, che portano una grande trasformazione e un invito all'apertura alla vita per ognuno di noi. Non resistiamo. Buon agosto a tutti.